L'intelligenza artificiale è sicuramente un grande alleato per il giornalismo perché, essendo uno strumento che, fra le altre cose, con le intelligenze artificiali generative consente a chiunque di produrre contenuti di qualsiasi genere, anche fotografie o video iperrealistici, costringe i giornalisti a ritornare a fare quello che avremmo dovuto sempre fare, cioè verificare le fonti e non considerare per esempio una foto o un video singoli una fonte per le nostre notizie. Quindi io non ho dubbi che sia un grande alleato, a patto di sapere di che cosa stiamo parlando e come utilizzare questi strumenti. L'intelligenza artificiale potrebbe sostituire molti mestieri che possono essere fatti da un'intelligenza artificiale. Quindi se un articolo può essere scritto da una macchina, quella macchina lo scriverà, e non ho dubbi anche in questo caso che molti editori vorranno utilizzare questi strumenti banalmente per tagliare i costi. Cosa non possono fare oggi le macchine? Non possono ancora fare quello che dovrebbe fare il buon giornalismo, cioè prendersi del tempo, essere sul territorio, relazionarsi con le persone, parlare con le fonti, unire i puntini. In questo senso i giornalisti potrebbero utilizzare le intelligenze artificiali non per farsi sostituire, ma come strumenti che in qualche modo danno i superpoteri. Dopodiché, questa è una visione diciamo ottimistica, non credo purtroppo che sarà quello che avverrà, perché in particolare nei luoghi dove si prendono decisioni relativamente a questi temi c'è carenza di competenze e spesso molta miopia. I festival del giornalismo sono molto importanti perché sono delle occasioni per confrontarci, per incontrarci, per scambiare opinioni. Sarebbe molto importante trovare dei modi per far sì che anche i non addetti ai lavori partecipino a questi eventi, e allo stesso tempo sarebbe molto importante riuscire, come si fa in questo caso per esempio, a offrire dei momenti formativi per aiutare i giornalisti a specializzarsi su determinati argomenti, no? Perché uno dei difetti, diciamo, che abbiamo è che spesso abbiamo una formazione umanistica, pochi giornalisti hanno formazioni scientifiche, e quindi per esempio come si fa a parlare di intelligenze artificiali se non si ha quel tipo di formazione lì? In questo senso i festival del giornalismo possono essere molto utili.